animatrice e sognatrice, perché dopo un sognatore arriva una sognatrice. Buongiorno a tutti, grazie per essere qui così numerosi e vorrei ringraziare la Camera dei Deputati per l'ospitalità, il Dipartimento Politiche Europee e il sottosegretario Sandro Gozzi per la collaborazione con l'Associazione Nuova Fiducia nel pensare e nell'organizzare questo convegno e tutti i relatori che oggi sono presenti qui e che ci doneranno parte della loro scienza. Allora, l'associazione Innova Fiducia, io chiederei a Valentina, sì. L'associazione Innova Fiducia muove i primi passi proprio da qui, da questa sala. Nel febbraio 2015 abbiamo fatto il primo convegno su fiducia e innovazione. In questi 3 anni sono stati molti i temi trattati e ora a gennaio 2018 partiremo con un nuovo progetto di ricerca su un fenomeno molto presente in Italia purtroppo, che è quello dei NEET, i giovani che non lavorano, non studiano e non sono in formazione. Quindi l'associazione Nuova Fiducia per questo anno 2018 partirà su i NEET, sempre facendo tesoro della conoscenza che deriva dai dati. L'incontro di oggi si concentra sulla trasformazione digitale in corso e sugli sviluppi della trasformazione, sviluppi che riguardano soprattutto big data, intelligenza artificiale e progetto umano, come poi ci racconterà il professor Floridi. Negli anni '80 eravamo consumatori, adesso siamo diventati produttori di dati. La nostra funzione è quella di produrre dati. Quando noi postiamo una foto in rete, pensando di mettere il nostro gattino o un nostro selfie, in realtà stiamo lasciando traccia del luogo dove siamo, dell'orario in cui abbiamo scattato la foto e poi postato la foto, se intorno a noi c'è il sole e la pioggia, e poi magari ci arriveranno delle pubblicità mirate per ombrelli o per creme abbronzanti. Data to change, perché questo nome, mi perdonerete l'inglese, perché vuole esprimere il doppio significato, la doppia valenza, cioè dati per cambiare, perché i dati ci possono aiutare a disegnare delle politiche attive di cambiamento, quindi è un grosso tesoro di conoscenza, ma anche dati da cambiare, perché l'attuale assetto è un assetto di manipolazione. L'idea di raccogliere dati, che attualmente sono detenuti da poche persone, da poche aziende, più che persone, poche aziende, per manipolare i comportamenti di consumo. Allora, i dati possono servire alla collettività. I dati possono orientare migliorare la qualità della nostra vita, orientare le politiche delle città, migliorare il traffico, migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Allora, credo che la nuova responsabilità sociale delle aziende sia proprio quella di aprire i dati. L'open data non è soltanto un fenomeno che riguarda la pubblica amministrazione che deve aprire i dati per i cittadini, ma anche le aziende devono iniziare a pensare a come aprire i propri dati, perché ogni azienda, anche le grandi aziende italiane, hanno tanti tanti dati utilissimi. Allora, oltre a pensare a come profilare la propria clientela, bisognerà iniziare a pensare Qual è l'oggetto che posso trasmettere, qual è il valore aggiunto che posso dare alla comunità, alla mia città rispetto ai dati che detengo. E questo è un discorso che coinvolge tutte le aziende. Le piattaforme orientano i nostri comportamenti, non sono come dire neutre. Facebook in questi giorni ci dice che cambierà il proprio algoritmo e che la newsfeed, le notizie, saranno prevalentemente quelle degli amici, dei parenti e di chi conversa in rete. Anche questo non è un fatto banale. Rischieremo di chiuderci sempre di più nelle nostre gabbie dorate, senza mai conoscere l'ignoto, lo sconosciuto, sempre nella nostra più,
più piccola cerchia di amici. Queste sono tematiche da pensare, perché è come se il digitale in questo momento si stesse un po' sovrapponendo ai social network. Non sono le uniche piattaforme possibili. Inizialmente navigavamo in rete, adesso ci chiudiamo negli orticelli delle piattaforme. Io credo che le maggiori resistenze al cambiamento, all'innovazione digitale, siano su due dimensioni. Una è la dimensione della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura dell'ignoto, e l'altra è la dimensione del potere. La dimensione del potere che non vuole cambiare, il potere che si ha sugli altri, nei piccoli contesti dove ognuno vive, quel potere fragile e violento che non consente all'innovazione di fare il salto. Ma torniamo ai dati e alla possibilità di comprendere i fenomeni sociali attraverso la loro analisi. Vi proporrò alcuni risultati dell'analisi dell'Eurobarometro che la Commissione europea conduce ogni anno per monitorare la percezione di Europa. Allora, guardiamo insieme, si vede? Non si vede assolutamente nulla. L'Italia è sotto la media della Commissione, insomma, dell'Europea, con un 66, se leggo bene, con un 66, insieme a Francia e insieme alla Gran Bretagna. Se andiamo a vedere, non riuscirete mai a leggerli, ma se andiamo a vedere quali sono le caratteristiche sociodemografiche delle persone che hanno detto ho una percezione positiva dell'Europa, scopriremo che quelli che hanno una percezione positiva dell'Europa sono soprattutto tra i 25 e i 34 anni. Poi, man mano che cresce l'età, diminuisce la percezione positiva dell'Europa, però c'è una fascia 15-24 che sorprendentemente ha una media più bassa di percezione positiva dell'Europa. Perché? Cioè, al di là di questi numeri, al di là perché in Italia abbiamo una percezione un po' più bassa della media europea? Prima, per rispondere perché, conducevamo focus group. Conducevamo focus group per approfondire le motivazioni e le rappresentazioni sociali delle persone. Oggi abbiamo degli strumenti nuovi, proprio grazie al digitale. Allora, la Commissione europea ha lanciato delle consultazioni proprio in questi giorni, per ascoltare i cittadini su tematiche ritenute interessanti, ambiente, migranti, eccetera. Bene, vi propongo un altro modo di ascoltare le persone, ed è l'ascolto attivo di ciò che le persone dicono in rete, dicono sui social network, dicono su Twitter. In un ascolto che sia attivo, che poi produca conoscenza e che questa conoscenza venga poi restituita. Questo è un dato fondamentale, cioè non teniamoci poi quello che abbiamo capito per noi, cerchiamo di restituirlo. Vi propongo un'analisi fatta su circa 100.000 tweet raccolti durante le ultime 3 settimane intorno all'oggetto Europa, cioè tutti i tweet che contenevano la parola Europa e Unione Europea sono stati analizzati. È stata condotta un'analisi multidimensionale. Allora, non è una sentiment analysis. Non abbiamo classificato a monte la categoria positivo, negativo, neutra della parola, ma è un'analisi esplorativa che cerca di andare sul significato delle parole per capire il significato legato al rapporto della persona con l'Europa, con l'oggetto di studio, che in questo caso è l'Europa. Come vedete, si sono raggruppate delle parole su questa mappa che abbiamo definito la mappa dell'Europa. E già così, a primo impatto, vedete che ci sono 3 poli che emergono. Abbiamo il polo di sinistra, Europa. Il polo di destra, UE. Quindi già cominciamo a vedere che c'è una contrapposizione tra un'Europa e un'Unione Europea. E poi un 3° polo in basso, dove si parla di Italia. Vediamo perché.
Allora, il primo fattore, l'asse orizzontale, sembra contrapporre i desideri alle norme. I desideri legati a un'Europa vicina alle norme legate a un'Unione Europea fredda e distante, percepita come fredda e distante. Il secondo asse, quello verticale, sembra contrapporre un fuori da un dentro, un fuori dall'Europa da un dentro. E qui cominciate già a vedere l'Italia che sembra un po' collocarsi su un polo che si contrappone a un'Europa. Andiamo avanti. Questi sono i cluster, i raggruppamenti di parole, dei tweet che contengono appunto conversazioni intorno all'Europa. Sulla parte sinistra della mappa, nel quadrante desideri, troviamo l'Europa del calcio, che vuol dire sono quei tweet che parlano dei campioni del calcio, dello sport, del tornare a vincere. Poi abbiamo l'Europa della borsa, anche l'economia e la finanza rientra tra, come dire, le cose che comunque si guardano con desiderio. La borsa che ha le sue fluttuazioni, a cui, no, che sale e che scende. L'Unione Europea delle direttive. E poi abbiamo un cluster un po' più centrale, che è come se non si polarizzasse, che rimane lì, che è l'Europa promessa, l'Europa che si cerca di trasmettere ma che ancora non riesce a diventare un'Europa concreta. La povera Italia, intesa come, sia come l'Italia dei poveri ma anche un po' come una lamentela, e poi l'uscire dall'euro. Vediamo molto molto brevemente le parole che compongono questi gruppi. Allora, come vedete, nell'Europa del calcio abbiamo le parole di vincere, campioni, giocare, tornare migliori. Nell'Europa della borsa abbiamo Milano, abbiamo il Nord, abbiamo il futuro, finanza, azioni. Nella parte norme sull'Unione Europea abbiamo le direttive, i migranti, abbiamo l'Austria di Kurz. Abbiamo le procedure, l'infrazione e la procedura di sanzione sulla Polonia, e abbiamo Bruxelles che è ingabbiata in questa percezione fredda e distante. Al centro, come dicevo, c'è l'Europa promessa, quindi in questi tweet si parla della lista Bonino, del PD, delle coalizioni di Prodi, della politica. È un'Europa che è percepita come promessa, ma che ancora non riesce a diventare un'Europa concreta. Come dicevo, nel polo opposto un pochino a questi due quadranti che parlano di Europa, abbiamo una percezione di Italia. Qui ci sono i dati Eurostat che dicono che l'Italia è fanalino di coda. C'è il discorso di Gentiloni di rimettere l'Italia in carreggiata, dice abbiamo rimesso l'Italia in carreggiata, e dice che le due priorità saranno il ceto medio e l'Europa. Come vedete si colloca in questo polo basso. E poi in ultimo, vicino al polo del fuori dall'Europa, abbiamo uscire dall'euro, Di Maio che parla di disastro epocale, delle problematiche dei giovani e del lavoro, del referendum e dell'uscita della Catalogna dalla Spagna. C'è un polo, come dire, vuoto. Manca un cluster che stia sul polo del dentro. Manca una percezione di Europa che integri le norme con i desideri. Manca il sogno e il progetto concreto di Europa. Grazie.